Sono individui conosciuti e nessuno ci tutela. I residenti di via Palazzuolo a Firenze sono stufi dell'ennesima rissa in strada. Domenica un 19enne ubriaco ha infastidito i passanti, poi ha preso a calci e pugni un taxi. È stato fermato dalla polizia e denunciato. Durante il lockdown la situazione è stata ancora più difficile da gestire. Questa area è terra di nessuno, ci dicono. Guarda, un altro giorno noi c'è un tavolo da qua alle 8 persone, c'è un compleanno, che lui gli ha spaccato avanti a loro 2 bottiglie di vino lì fuori, poi noi ha chiamato la polizia, poi è venuta la polizia e poi la polizia ha chiamato l'ambulanza perché lui era ubriaco, poi guarda, ha portato via l'ambulanza lui, guarda, dopo 20 minuti lui è tornato di nuovo che stagiona, dopo 20 minuti Questo quando è successo? Domenica sera. E che ogni giorno ce n'è sempre una nuova. Questo individuo era già conosciuto e riconosciuto, si sapeva tutti, lo portano via, dopo 2 ore lo ritroviamo in mezzo di strada e la situazione è sempre quella, non gli fanno niente, c'è stata la malcapitata della signora col taxi, signorina che gli ha sfondato il cofano, niente, hanno cercato di fermare, ma è recidivo, ormai ieri dormiva qui dietro dopo che lo avevano rilasciato e niente, ma è sempre così. La situazione qui è così, qui ci vuole un presidio o militare delle forze dell'ordine, se no non ci tenereva le gambe.